In realtà anche di consigli teatrali, non solo cinematografici, giusto Giulio? Sì, sì, sì. Malgrado io non sia vestito a tema natalizio, purtroppo si vede, ma non posseggo maglioni con le renne, quindi mi sento un po' così, un po' la parte dark del Natale. Però sì, vi porto questo consiglio perché a teatro sta girando e continua a girare il tour che è partito a novembre da Lecce, sì, della famosa favola teatrale e del racconto di Natale, Canto di Natale di Charles Dickens, che è quella famosa favola in cui c'è questo vecchio che è molto tirchio, taccagno, sì, che è sempre attaccato ai soldi, tratta male il suo dipendente e a un certo punto durante la notte lo vengono a visitare i tre fantasmi del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro, spaventando, sì, la morte. Lui odia il Natale, ma la questione è che questo fantasma del passato, sì, gli dice: ma hai visto come hai trattato male la gente? Ma ti rendi conto che poi potresti, cioè, puoi continuare così la vita? No. E quindi lui inizia a rifletterci perché si spaventa moltissimo. Lo viene a trovare il Natale del presente, gli fa vedere come sta ancora trattando la gente che gli sta intorno e lui pensa solo ai soldi, gliene frega niente dell'umanità, certo, proprio sì, tratta male tutti. Invece il Natale futuro gli fa vedere che morirà da solo, perché sì, alla fine dice: oh, ti comporti male nella vita, questa è la fine che farai. Lui si sveglia da questo incubo terribile e decide di cambiare vita. Quindi questa è una delle più famose favole del Natale che si vede anche in televisione. Hanno fatto un film che era SOS Fantasmi con mm-hmm. Bill Murray, in cui c'era, sì, lui che lavorava in una televisione ed era un anchorman spietato e in chiave moderna l'aveva, sì, rifatta. Tra l'altro io aggiungo che c'è una bellissima versione anche di Canto di Natale della Disney, in cui chiaramente Scrooge, che è questo vecchio antipatico e taccagno, è Zio Paperone, chiaramente. Ovviamente. Chiaramente. E Topolino fa invece il suo impiegato. Sì, l'impiegato, quello dolce e simpatico, quindi comunque ecco, c'è anche questa versione che mi ha traumatizzato lo stesso anche quando ero piccolina, nonostante fosse la versione della Disney, quindi vabbè, alla fine è andata così perché niente, cioè bisogna crescere in qualche modo, no? Secondo me va bene anche farlo con la Disney. Esatto.